In questo video voglio condividere con te una delle migliori tecniche per mentire che viene utilizzata al momento di parlare in pubblico. Perché la voglio condividere? Il mio non è un invito a mentire, non voglio che tu inizi a utilizzarla quando parli in pubblico per mentire, per manipolare le persone, però credo che sia utile conoscerla perché sapere come viene strutturato a volte un discorso ci permette di difenderci dalle bugie altrui. Per spiegarti qual è la migliore delle tecniche per mentire, ho diviso questo video in due parti. Nella prima parte ti porterò un esempio pratico e nella seconda parte ti spiegherò come costruire un discorso con questa tecnica. Ti ricordo che in questo canale si parla di tecniche di comunicazione applicate al public speaking o alla vita di tutti i giorni. Quindi se ti interessa ricevere queste informazioni puoi iscriverti al canale e magari selezionare la campanellina che ti avviserà ogni volta che un nuovo video verrà pubblicato. Siamo al primo punto ed in questo primo punto voglio farti vedere l'esempio. L'esempio che ci dimostra come il genere umano sia facile da manipolare. È attraverso questo video che ti mostrerò tra poco che a me è venuta l'idea di come applicare questa tecnica per mentire in un discorso. Il video fa vedere un bambino che deve essere vaccinato. Ti invito a prestare attenzione. Guarda il medico, presta attenzione a come il medico riesce a vaccinare il bambino senza farlo piangere, anzi, facendolo sorridere. Noi ci vediamo dopo il video. Non so se hai notato questo video, a me la prima volta che l'ho visto mi ha colpito. Mi ha colpito perché in effetti ti mostra realmente come si comporta l'essere umano. Io dico sempre, se tu vuoi vedere come si comporta un uomo, guarda un bambino. Quello che è successo in questo video, se l'hai notato, è stato che questo bambino che doveva essere vaccinato, all'inizio un pochino scettico, poi ha iniziato a fidarsi perché ha visto che il dottore, quell'estraneo, stava giocando con questa siringa che aveva il cappuccio e faceva su di lui una sorta di solletico. Quando ha visto il bambino che non c'era niente di cui preoccuparsi, niente da temere, ha abbassato la guardia, il dottore ha capito che era arrivato il momento di fare questa iniezione. Quando ho guardato questo video ho detto: fantastico, questa tecnica funziona sicuramente anche nel public speaking. E adesso vedremo come può essere applicata. Siamo quindi al secondo punto. Come costruiamo un discorso che fa passare un messaggio che non è al 100% veritiero? Quindi come possiamo mentire o come qualcuno tende a mentire al pubblico? Immaginiamo che un discorso è costruito su tre livelli. Ha un'introduzione, un corpo e un finale. E questo corpo ha quattro punti. Inizio il mio intervento e nel corpo del discorso ti presento il primo punto. Ti riporto delle informazioni sul primo punto del corpo del discorso che sono assolutamente certe. E tu ascoltandomi cosa dirai? Beh, giusto Riccardo, quello che dice Riccardo è vero.
tu inizierai a fidarti di me. Passiamo al secondo punto, al secondo argomento che andrò a trattare. E ti riporto altri dati che sono certi al 100%. E a questo punto tu dirai, oh, Riccardo è una persona di fiducia. Passiamo al terzo punto del corpo del discorso ed ancora una volta io ti darò la conferma che ciò che dico è assolutamente reale. E cosa succede in genere in questo momento? Che le persone cominciano a fidarsi al 100% ed abbassano i livelli di guardia. Quindi questo mi permette di passare al quarto punto e trasmetterti un'informazione che non è certa al 100%. Ma io so che tu, avendo avuto tre conferme iniziali, nella quarta darai per scontato che ciò che ti sto dicendo è vero. Può sembrarti non fattibile come tecnica, ma lo è, lo è. Ti porto un altro esempio. Immaginiamo che tu stai guardando questo schermo e tu veda questo colore. Che colore è? È un colore nero, giusto? Esatto. Adesso ti faccio vedere un bianco. È un bianco. Adesso ti faccio vedere un verde. Ed è un verde. Adesso ti faccio vedere un blu. Ed è un blu. Ok. Il bluff dov'è? Il bluff è nel blu. Non si tratta di un blu. Magari potrebbe essere un azzurro, no? Quindi questo è quello che io chiamo la mezza verità. Quando io ti do tre conferme iniziali di tre colori, che sono 100% certe, nella quarta tu dirai, ok, sì, in effetti è un blu. Può sembrarti la cosa che non funzioni, d'accordo? Però lo dici perché? Perché comunque ti ho appena spiegato la tecnica, quindi tu sei prevenuto, tu sei prevenuta. Ma ti assicuro che non è così semplice da individuare. Perché? Perché se io riesco ad articolarti bene il mio messaggio, tu tenderai a credermi, soprattutto dopo tre verità. Come faccio ad articolarti bene un messaggio? Ciascun punto di questi quattro che ti ho presentato, il primo, il secondo, il terzo e il quarto che sarebbe il bluff, te li costruisco attraverso storie personali, testimonianze, dati e fonti. Per ogni punto li appoggio questi punti su questi quattro pilastri. Storia personale, testimonianze, dati e fonti. Punto 1 costruito così, punto 2 costruito così, punto 3 costruito così, punto 4 costruito così. A questo punto tu vedrai che sarà molto difficile riuscire a individuare il bluff. Cosa ci resta di questo video? La prima cosa che ti resta è che tu hai visto come realmente tendiamo a fidarci. Hai visto come questo naturale comportamento umano tende a ripetersi ed essere applicabile anche al public speaking. Come dico sempre, sono degli strumenti. Tu puoi usarli per attaccare o per difenderti. La scelta sta a te. Adesso ti lascio un link che potresti trovare molto interessante. Un link ad un video. Se questo video ti è piaciuto, lasciami un mi piace. Ti auguro una buona giornata. Ciao!